Benvenuti in un nuovo video di chat horror. Oggi andiamo a leggere la storia chiamata Fumo. La storia è scritta da Elena Garzia. Il riassunto della storia, anzi un po' la descrizione. Paola soffre di paralisi ipnagogica, ip una malattia che le causa incubi terribili e la fa soffrire di ansia durante il giorno, fino a che punto un incubo può essere considerato un incubo. Finché a che punto un può essere considerato un incubo? Cominciamo. Paola, Luis ne ha ancora per molto. Guardate, voglio mettere in una posizione migliore. Vedi come mi sono spostato. Allora. Luis se ne ha ancora per molto. Ciao tesoro, qualche ora, più, qualche ora più o meno sono ancora dal meccanico, stanno ancora aggiustando la macchina. Oh no, non c'è un, un modo in cui tu possa essere qui prima. Perché, che c'è che non va? Sono un po' spaventata. Hai avuto altri incubi? Sì. Ma oggi sono successe altre successi strane cose. Strane cose? Che tipo di strane cose? Non Era un incubo come gli altri. Ricorda cosa ha detto il dottore. Tu hai la parasi ipnagogica. Non dovessi preoccupartene troppo, probabilmente stress. Lavori troppo e ha troppe responsabilità. Non pensi a questo motivo. Luis lo stesso non lascia segni, non lascia segni. Aia, segni. Ho tre strani segni sulla gamba. Guarda, Paola manda una foto a Luis. Fanculo, come hai fatto? Sembra. Tipo bruciato, non sono stata io. È quello che sto provando a spiegarti, ma non so come fare. Oppure che tu possa pensare che sono matta. Lo sai che non lo penserei mai, dimmi cos'è successo. Ok, stavo guardando il film che mi ha consigliato e ho cominciato a sentirmi stanca. Quindi ho spento la TV e ho deciso di andare a letto. Mentre in sala da pranzo, ho sentito una strana sensazione come se ci fosse elettricità statica e i miei capelli si rizzassero, e il mio corpo sembrava molto più pesante. Quando sono andata in camera da letto, quella strana sensazione è andata via e mi sono sdraiata sul letto. Ho chiuso gli occhi e sono andata a dormire e ho visto un'immagine molto sgradevole. Quando ho provato ad aprire di nuovo gli occhi, non ci, non ci sono riuscita, era come se qualcuno mi avesse bloccato le palpebre. Non preoccupate, sono certo che ti sei addormentata e hai cominciato ad avere un incubo. No lui, si era sveglio. Potrò sentire e vedere tutto. A volte, quando dormi, ti sembra di essere sveglio. Ci avviene il è complesso, cara. Non preoccuparti, credimi che non è, non è quanto accaduto. Dopo un po', sono riuscita ad aprire gli occhi. E una luce brillante illuminava tutta la stanza. Era blu come il fece di una fotocamera, ma più brillante. Ho guardato la porta mm -hmm. e c'era una sorta di fumo nero. Ho guardato la porta e c'era una sorta di fumo nero mentre entro nella stanza comincia a formare una strana forma allungata. Oh mio dio, solo a pensarci mi si rizzano i capelli. Calmati. Ero così spaventata che l'unica cosa che volevo era scappare, ma quando ci ho provato non potevo muovere un, un muscolo. A difesa di quanto era accaduto prima, potevo solo aprire e chiudere gli occhi. Era quasi piena logica, amore mio. Ecco perché si chiama così. No, Luis, questo non era un incubo. Io penso di sì, cara. Non avevo dovuto dirtelo, lo sapevo che non mi avresti creduta. Ok, mi dispiace, sto solo cercando di trovare una spiegazione continua pure. Lascia stare, non è importante. Per favore, ti prometto che non ti, interromperò, non ti interrompo più. Va bene. Il corpo di fumo si è avvicinato gradualmente a me. Volevo urlare ma non potevo, ero completamente paralizzata. Ha preso la forma di quello che sembrava un corpo umano e mi ha sfiorato la pelle. Quando mi ha toccato ho sentito la stessa leticità statica della sala da pranzo e avevo i capelli per, a... capelli per aria. Il fuori è solido e ha cominciato a fare strani rumori. Era come se stesse respirando. Questa cosa spaventosa, tesoro, deve essere stata orribile. Non può neanche immaginare. Il corpo o qualunque diavolo di cosa fosse, è seduto sopra di me e anche se sembrava leggero, potevo percepire il peso. E' semplicemente troppo. Mi sta soffocando e potevo, e potevo a malapena respirare. Ho aperto la bocca per respirare il fumo è andato diritto nei miei polmoni. Potevo sentirlo, mio Dio, sen sento ancora come se fosse dentro di me. Mi sto sforzando di tossire tutto il tempo per farlo uscire, ma è come se fosse aggrappato alla via espiratoria. Stai male ora? Non proprio personò una stessa sensazione. Come se avessi una palla dentro il petto. A che arrivano i tuoi genitori? Mi hanno chiamata per dire che sarebbero tornati stasera. Ok, cosa è successo? E cosa è successo alla tua gamba? Quella cosa c'è ci ha ci ha ficcato qualcosa dentro non sono riuscito a vedere cosa fosse ma, ma fa davvero male come se mi avessero messo addosso qualcosa di veramente caldo lui sguarda di nuovo la foto si sembra come, come una bruciatura non ho mai visto nulla del genere sembra tribale quando l'ho vista per la prima volta ho pensato che ti fosse bruciata con qualcosa che aveva quella forma e se da quella cosa che me l'ha fatto Dammi un secondo adesso, torno subito. Ok. Forse sta informando cosa sia. Ferzi, mi serve un favore. Un altro. Fe certo, che succede? Potresti essere il mio appendere dal meccanico per portarmi a casa di Paola? Non si sente bene. Nessun problema, in realtà sono vicino. Splendido. Testo sono per stare, sarò lì tra 10 minuti. Luis sta succedendo qualcosa Che sta succedendo? Chiami per favore Ho provato a chiamarti Ma, ma mi dava mm. Ma mm. mi dava errore Luis scompare il numero di palle Dopo aver atteso E non squilla Sei ancora lì? Sì oh mio Dio Luis sono spaventata Calmati cara L'operatore dice che Tutto il telefono è spento O non raggiungibile Non è vero Lo so adesso Calmati Ok sono quasi lì Sto avendo strane cose. Ci sono cose nella sala da pranzo, Luis. Che tipo di cosa? Oh mio Dio. Esci, esci di casa. Dopo qualche lungo secondo. Paola, stai bene? Paola? Te sono so preoccupato, dammi un segno di che stai bene. Per favore, mi sa che moro Mi sta scoppiando il cuore. Non sono potuto uscire di casa, ma sono riuscito a nascondermi in bagno. Ci sono quattro, quattro di quelle cose dietro la porta. Addirittura 4. Uno di loro parla la nostra lingua e dice che devo andare con loro. Aiutami, Luis. Sono davvero spaventata. Come? Cosa? Andare con Non lo so. Oh mio Dio, Luis. Stanno bussando alla mia mura. Cosa posso fare? Prova a uscire dalla finestra. È troppo piccola. Tu sei maga, provaci per amor di Dio. Prova a smettere di scrivere. Pesta dal panico, prova ad uscire dalla finestra. Mm -hmm. Non posso, è troppo piccola. Merda, merda, merda. Hai qualcosa per, colp che, per colpirli? Trova qualcosa che può utilizzare. Non credo che questo sia d'aiuto. Non lo so, provala tutta. Fanculo, fanculo, non so cosa dire tesoro. Non mi sono mai sentito, sentito così indifeso in tutta la mia vita. Hai un accendino in tasca? Sì, nella mia, nella mia tasca in posteriore, dentro il mio pacchetto di sigarette. Tiro fuori, sbrigati. Apri l'armadetto del bagno e tira fuori tutti gli spray, tutto ciò che sia infiammabile. Ok. Una bottiglia di alcol va bene? Sì, sì, perfetta. Ricordi cosa ho fatto quella volta che ho bruciato un mucchio di erba secca in modo che le vespe non mi pungessero? Sì. Fai la stessa cosa se loro entrano. Spruzza gli alcol e accendi il cendino. Va bene. Sono davvero vicino, vicino. Ora, amore mio. Altre due, altre due strade sarò lì. Oh mio Dio, stanno passando sotto la porta. Il mio si sta riempiendo di fumo. Mi sta intrappolando. Aiutami. Aiutami per favore. Fanculo. Stanno formando i corpi. Spossillo, spadesoro. Bruciali. Lui ti ama tanto. Non dimenticarlo mai. Non dite così. Perché mi stai dicendo addio? Paola, parla per la morte del cielo. Paola, mi fanculo. Paola. Mm -hmm. Due giorni dopo Oh mio Dio cioè, Io già mi immagino Già leggo due giorni dopo Come quella storia è morta Oddio già, già mi immagino che è morta pure No, Non ci credo Mi manchi tanto tesoro Non riesco ad alzarmi dal letto non ce la facciano andare avanti senza di te. Ancora mi riscacchiate che non sei più con noi. Non capisco come non ce ne siamo accorti prima. Ah, aveva un'altra malattia. Non era paralisi quella che aveva. Non era paralisi ipnagogica. Era una dannata schizofrenia. Solo tu potevi vedere quelle cose. Era un prodotto della tua immaginazione, casata da quella cazzo di malattia. Maledizione. Ti sei data fuoco perché hai fatto ciò che ho detto io. Non riuscirò mai ad accettarlo. Sono l'unico responsabile della tua morte. È colpa mia se sei morta bruciata, io dovrò convincermi per il resto della mia vita. Ti amo. Non dimenticherò mai, sarà sempre nel mio cuore. Che cosa? Il fuoco non mi ha acceso. Paola, ma che ca No, non capisco io. Allora, cioè, qualcosa non quadra in questa storia. Allora, cioè... Quello che sto leggendo è tipo la sua lettera che è morta. Com'è possibile che ora li sta scrivendo lei? Ok. Questa storia si sta facendo particolare, ma anche interessante. Cioè, vorrei capire... Che cavolo è successo? Cioè continuiamo, cioè, no, non lo so veramente. Paola! Chiesta da scrivere? Ma non ha risposto più. Pronto? Per fare questo non, non è, è. Questo è uno scherzo molto crudele. Non è divertente cazzo. Paola! Sei tu! Ti prego, ti prego, ti prego. Rispondimi. Mm. È finita. Sono senza parole. Seriamente sono senza parole. Cioè, il fatto è che ha scritto il fuoco non mi ha uccisa. Allora, c'è una supposizione che dovrebbe essere, cioè, lo spirito ha scritto nel tempo di lei a luce, cioè, è una cosa assurda, cioè, non lo so veramente. Boh. Comunque, cioè, praticamente lei si è data fuoco e si è suicidata, in, in questo senso, cioè proprio, senza parole, ma è stato strano che gli abbia scritto, secondo me tipo lo spirito, il teoria è stato, una cosa del genere, boh, non so. Vabbè, una storia abbastanza particolare, molto comunque interessante, dai. Ok, vedete che per questo video è tutto. E noi ci vediamo alla prossima.